Arandeo, Marquez, Bono, fabbricatore, Grandis e Tita, tutte le partite sulla sezione di Ascoli Piceno. Chi batterà il primo pallone del match? Dovrebbe schierare dalla destra verso sinistra della nostra. Partito in questo istante. Viene a giocare il primo pallone, ma viene già contratto dal anticipato. A fare pressione alla fine. Da Costino in avanti per Ferrari, che si presenta all'interno della rigore. Parte il tiro. Parato senza problemi da Iannacone. Sinistro pallone sbanacciato da Wozinski, calcio d'angolo, calcio lungo in avanti alla ricerca di Nicola Talamo. Omasso lo anticipa, recupera il pallone Lischia, prova il numero 23, ancora ribattuto, attenzione ancora Lischia a provarci questa volta. Risultato, parte Giacomarro, all'interno dell'area di rigore, palo colpito da Talamo. Omasso Adalino sulla destra, riesce in pieno un avversario, poi sbaglia, recupera il pallone Turinetti, prova il tiro Turinetti, la sfera finisce di poco alto, sempre ancora da Pozzino, buona giocata di da Pozzino, lancia in avanti alla ricerca di Faiello, all'interno dell'area di rigore Faiello prova il tiro altissimo, lancia il pallone in avanti, ma l'arbitro, il signor Paolo Grico della sezione di Ascoli Piceno, dice che può bastare, finisce qui il primo tempo, partita decisamente avaria di emozioni da segnalare. Fischio che arriva in questo istante, Uninetti batterà, Grandi sulla destra, D'Agostino si accentra, serve sulla sinistra per Bono, al limite dell'area di rigore, entra all'interno della stessa, Bono prova il tiro senza problemi, Iannacone lo para, ancora verso Ferraraccio. Ora in avanti verso Marquez, potete vedere con Giariello, ora Marquez, spingono i due, parte Marquez, il passaggio, Bono, grande parata, e arriva il gol della Nocerina, il gol della Nocerina con il numero 32, Grandis, al trentesimo, la Nocerina passa in vantaggio, dopo un ottimo intervento di Iannacone. Battista. La sinistra per Mattera, parte il cross di Mattera in area di rigore, Wozinski, e c'è la segnalazione di regolare per il fallo su Wozinski, se non andiamo errati da Alessandro Cataleta, numero 10 dell'Ischia, non riesce, perde il possesso del pallone, Tempre spara in avanti verso Marquez che se la deve vedere con Mattera, lo supera, si invola Marquez verso la porta, Marquez in area di rigore, parte il tiro ed è gol, sì, arriva il gol di Marquez, 2-0 praticamente, ha concluso in rete ma la sfera non... Lancio in avanti, direttamente in area di rigore, Wozinski la sola sfera anticipando l'altro ex Nicola Talamo e finisce qui al Salvatore Calise, la Nocerina vince per due reti a zero grazie alle reti messe a segno da Grandis e da Facundo Marquez allo scadere nelle migliori condizioni, vanno i giocatori dell'Ischia a prendersi gli applausi gli dei propri assistere al match, ogni settimana vengono sorteggiati, cioè, appuntamento alla prossima settimana.